E salve a tutti presenti YouTube, io sono Andy e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Eccomi qua in un video tutorial dove voglio spiegarvi alcune piccole cose su un nuovo gioco uscito ultimamente. Uscito ultimamente per me perché l'ho scoperto tramite YouTube. Sto parlando di Ace Attorney. Diciamo che forse molti di voi lo conoscono perché è un famoso videogioco per Nintendo DS, un videogioco che parla di avvocati, mi sembra. Partiamo subito sul fatto che Ace Attorney è soltanto per Nintendo DS e non per altro. Ma ultimamente, circa non so, 6 o 7 mesi fa, o forse era nel 2013, è uscito per PC. E per PC proprio è uscito il videogioco online, dove noi interpreteremo giudice, avvocato, la giuria, oppure interpreteremo anche il civile. E oggi vi voglio insegnare. Vi voglio lasciare qua sotto il link dove poter scaricare. Vi voglio far vedere un pochettino com'è questo gioco e basta, per ora queste cose qua. Forse quando avrò un gruppetto tutto mio inizierò a farci qualche gameplay in formato roleplay, formato realistico, formato... Sì, tutto realistico. E diciamo che finché non faccio conoscere questo gioco ai miei amici, questo sogno sarà ancora un sogno. Quindi partiamo. E facciamo vedere un po' che cos'è questo Ace Attorney Online. Prima di tutto però dovete scaricarvi il videogioco AO Vanilla 1.7.5 dal sito che vi passerò qua sotto, nella descrizione qua sotto, oppure nel video. Basta soltanto che cliccate qua. Per ora non sono ancora in grado di poter creare una public lobby, no, una private lobby. Cioè, non sono ancora in grado di poter creare un server tutto mio, e quindi per ora dovrò prendere in prestito, durante i miei video, prendere in prestito dei server. Di solito questo qua, Public Vanilla Server, è sempre vuoto, quindi vi vedete spesso in questo server se dovessi fare un video su questo gioco. Ma ora spieghiamo un pochettino che cos'è. Partiamo sul fatto che qua avremo i personaggi da scegliere, tra quelli normali di Ace Attorney. Fino a quelli di My Little Pony, ma vabbè. Poi possiamo anche più avanti, possiamo anche scaricarci i nostri personaggi e metterli su questo posto. Non so da dove si scarichi, però credo che tramite qualche programma si possa creare i personaggi. Partiamo subito con sì, partiamo subito un pochettino l'uso di questo gioco. Come vedete abbiamo qua l'immagine come c'è per il 2DS, cioè per il Nintendo DS. Qua sotto, come vedete, possiamo... Anzi no, non qua sotto. Qua sopra possiamo scrivere le cose che vogliamo far dire al nostro personaggio. E queste qua sono le animazioni che vogliamo far fare al nostro personaggio. Facciamo ad esempio che noi vogliamo fare questa immagine e scriviamo una cosa così. Come vedete, il personaggio si muoverà e dirà la cosa che abbiamo scritto. Questo qua non è altro che la chat per gli spettatori, dove noi potremo parlare agli spettatori e spiegare che cosa sta succedendo. Qua sotto abbiamo le prove sì, abbiamo le prove del caso. Poi, qua a destra, abbiamo il nostro coso per le musiche. Diciamo che se noi vogliamo metterci un po' di tensione o altro e non vogliamo far diventare tutto troppo noioso, noi possiamo metterci la musica, come sentite. Possiamo metterci qualsiasi tipo di musica. Poi, facendo anche... cioè, noi possiamo anche andare in un sito e poterci scaricare le nostre musiche personali, però bisognerebbe fare la richiesta, credo. Poi per il resto qua sotto, oltre alle animazioni, abbiamo anche le famose frasi che ci sono nel videogioco, tra cui... Aspetta, vediamo se va. Se noi clicchiamo... Strano. Ma in poche parole abbiamo qualcosina, le nostre frasi in cui faremo dire al personaggio quando tipo gli altri parlano, noi possiamo fare obiezione o altro. Beh, diciamo che io come... è la prima volta che provo questo gioco, quindi non so ancora cosa dire di nuovo e non saprei che cosa insegnarvi. Vi soltanto suggerisco di provare questo gioco e...
imparare voi stessi, cioè imparare, sì, provare a usare questo gioco perché forse sarete meglio di me. Vabbè, come tutorial era un po' alla cazzo di cane, ma chi se ne frega. Spero tantissimo di potervi incontrare in questo magnifico gioco e vi ricordo che la maggior parte del tempo in cui entrerò in questo gioco insieme agli amici mi troverete su Vanilla. Aspettate, su Vanilla Server di solito. Public Vanilla Server, mi troverete la maggior parte di tempo in questo posto qua. E quindi spero tantissimo di incontrarvi e farci una partita insieme a voi. Vabbè. Quindi Danny prende schermo e tutto settimana prossima. Se il video vi è piaciuto commentate e iscrivetevi. Pollice in su e ricordatevi anche di iscrivervi ai miei fanpage per sapere news e altro. Ci sentiamo alla prossima.